Grazie allo sport, essere per un giorno tutti liberi di correre insieme, detenuti e atleti. Dietro questa giornata c'è molto di più. Così hanno raccontato i detenuti a Doriana Laraia. Avere un obiettivo, un traguardo, allenarsi quotidianamente, scoprire che lo sport sospende il tempo e fortifica i sogni. Sono carico, sono forti per fare questa corsa. Da dove vieni? Dal Marocco. Fa bene per la salute. Essere carcerato non è facile, se c'è un'opportunità di uscire, di farci vedere, farci sport, è molto importante. Fuori siamo drogati, siamo fatti tutte le cose, qui ha cambiato la vita. Ti attacchi sullo sport e vedi che sei diverso di quello che sei stato fuori. Chi vuole vincere fra voi? Io. Veramente tutti. Importante, già abbiamo vinto, siamo qua, già abbiamo vinto. Nel senso della libertà. Tu mi hai detto nel senso di correre cosa ti dà? La libertà. La corsa ruba i contorni alla vita di ogni giorno e la libertà diventa un concetto di pura luce. La corsa apre i cancelli dell'anima. Entra in carcere come ogni anno il Vivi Città organizzato dall'Unione Sport per Tutti. Si corre a piedi in 34 città italiane, 11 all'estero, ma soprattutto fra le mura e i cancelli di 22 istituti penitenziari, perché l'uguaglianza è in gioco, la possibilità di fare sport proprio tutti. Qui siamo a Rebibbia, carcere di Roma, un evento sportivo dai mille significati. Dentro il carcere perché il carcere fa parte del territorio e parte della città. Spesso si tende a non prenderlo in considerazione, è un argomento particolare. Noi decidiamo invece di entrare, sport per tutti, è un diritto veramente per tutti quanti, decidiamo di entrare in carcere, è uno sport che mette d'accordo tutti. Con Vivi Città il viso di chi ha sbagliato ed è recluso si illumina, le gambe impazienti. Non ci si può fermare se si pensa che un giorno le grate si apriranno e dovrà cominciare una nuova vita. Si arriva alla corsa con la fatica dei muscoli. Ti alleni dentro? Sì, 8 ore al giorno. Cioè più di un atleta vero? Sì, qui dentro è questo, lo scarico può essere solo questo, l'allenamento. Io sono il fabbro dell'istituto e mi alleno non però molto abbastanza per fare questo tipo di gara, però faccio la 4 chilometri. Che cos'è per lei la corsa? La corsa è un modo di svago che qui dentro purtroppo, stando dentro un istituto molto chiusi, ci crea questi spazi che praticamente passiamo questa mezza giornata a fare questa cosa, non a livello professionista, però diciamo ci divertiamo molto. 150 detenuti e 100 atleti esterni per una sorta di fusione. È proprio un'occasione importante per riallacciare contatti sempre più significativi con la società libera. Con la società... Una vera integrazione. Una vera integrazione, certo. Penso sia un'occasione unica per condividere un'esperienza sportiva, emotiva. Correre, che cosa significa per loro? Correre significa sospendere il tempo e vivere in una situazione paradossalmente di normalità per tutta la durata della corsa significa avere un obiettivo, avere un traguardo. Ragazzi, fate sport e non vedrò che la tenna da lavorare che meglio.